prosegue la ricerca per ritornare in campo il prima possibile di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista si è svincolato lo scorso 30 giugno dalla Fiorentina e fino a questo momento nessuna soluzione lo ha convinto. Il giocatore spera di poter continuare a giocare ad alti livelli e il suo entourage nei prossimi giorni potrebbe bussare a diverse porte per capire eventualmente la disponibilità a valutare la fattibilità dell'affare. Tra le squadre a cui Bonaventura potrebbe essere proposto c'è anche l'Inter. I nerazzurri per il giocatore rappresenterebbero forse la soluzione migliore. L'ex fiorentina, infatti, ritornerebbe a giocare la Champions League e a competere per obiettivi importanti. Una trattativa non assolutamente semplice da portare a termine per diversi motivi, ma un tentativo da parte dell'entourage del giocatore quasi sicuramente ci sarà. Poi la palla passerà a Marotta. Calciomercato Inter, Bonaventura a zero, la scelta dei nerazzurri. Giacomo Bonaventura ha voglia di continuare a giocare ad alti livelli. Il centrocampista sta aspettando la giusta occasione per ritornare in campo e dimostrare di poter ancora stare in una big. I prossimi giorni saranno decisivi visto che tutti i club sono al lavoro per completare la rosa e l'ex Fiorentina a zero rappresenta sicuramente una possibilità molto importante. L'entourage del giocatore è al lavoro per trovare la soluzione giusta e non è da escludere che possa ribussare ancora una volta alla porta dell'Inter per capire eventualmente la fattibilità di questa operazione. Da parte dei nerazzurri, però, non c'è nessuna intenzione di sedersi al tavolo e trattare. Le indicazioni di Oaktree sono state molto chiare. No ai giocatori over 30. La proprietà americana ha intenzione di dare vita ad una linea verde in questo calciomercato e, quindi, Bonaventura non rientra assolutamente nei piani. Il calciatore non vestirà, almeno di novità dell'ultimo istante, la maglia del club campione d'Italia per ora. Il non nerazzurro naturalmente non chiude le porte ad una nuova esperienza nel massimo campionato italiano. Torino e Como sono due squadre fortemente interessate al calciatore ex Fiorentina. Il centrocampista spera ancora magari di poter giocare l'Europa, ma alla fine non è da escludere che possa accettare anche una delle due proposte. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Bonaventura, ma il giocatore è voglioso di tornare in campo e spera di poterlo fare presto. Inter, via libera anche di Oaktree, arriva la firma da oltre 16 milioni, ci siamo per la fumata bianca, intesa vicina nella sede di Viale della Liberazione, arriva il via libera anche della proprietà nerazzurra all'operazione. Dalla cessione al prolungamento del matrimonio con l'Inter, cambiano gli scenari sul mercato per un titolare dello scacchiere di Simone Inzaghi. Stiamo parlando di Denzel Dumfries, che fino a qualche mese fa o almeno prima dell'Europeo in Germania sembrava lontano dalla permanenza con la casacca dei campioni d'Italia. La forbice infatti restava ampia tra le parti sulle cifre del rinnovo di contratto, con l'agenzia che cura gli interessi del nazionale olandese che chiedeva all'Inter un ingaggio da oltre 5 milioni di euro. La dirigenza di Viale della Liberazione non andava oltre i 4 milioni a stagione e non ha mai cambiato idea sulla proposta economica da presentare all'ex PSV Eindhoven per il nuovo contratto. Situazione che si è ribaltata nelle ultime settimane, con Dumfries che è venuto incontro all'offerta del presidente Marotta e del DS Ausilio che hanno avuto altri contatti di recente con l'entourage del giocatore. Calciomercato Inter, Dumfries rinnova, durata e cifre del nuovo contratto.
l'Inter ha messo sul tavolo un rinnovo alle stesse condizioni di Di Marco, che lo scorso ottobre ha prolungato il suo accordo con la beneamata a 4 milioni di euro netti più bonus. Condizioni quindi accettate anche da Dumfries, con l'intesa sempre più vicina per la fumata bianca per il nuovo contratto dell'esterno olandese oltre il giugno 2025, come appreso da Calciomercato. It servirà qualche altro passo per l'accordo definitivo, ma ormai la strada è tracciata per la conferma del laterale destro classe 96, con la benedizione anche di Oktree in Viale della Liberazione. Le parti lavorano per trovare la quadra sulla durata del contratto, che probabilmente sarà fissata al 2028, o comunque su base triennale con opzione per un ulteriore anno, oltre 16 milioni totali. Il tutto anche per la felicità di Simone Inzaghi, che considera Dumfries un elemento importante per il suo scacchiere tattico e con l'allenatore che ha spinto perciò per la permanenza del pendolino Orange ad Appiano Gentile. Anche lo stesso giocatore nato a Rotterdam non aveva nascosto nelle scorse settimane, dal ritiro dell'Olanda in Germania, il desiderio di continuare l'avventura in maglia nerazzurra. Nell'ultima stagione Dumfries ha collezionato 36 presenze complessive con a referto 4 reti e 7 assist. Maxi offerta M all'Inter dice no. Ribaltone sul mercato. Per l'Inter potrebbe arrivare a breve una maxi offerta che i nerazzurri, però, hanno intenzione di rispedire al mittente. Ecco di chi si tratta. L'Inter si sta iniziando a preparare la prossima stagione, ricca di impegni e anche di obiettivi. Oltre a voler bissare il successo in campionato, infatti, la squadra di Simone Inzaghi vorrebbe andare avanti il più possibile in Champions League, puntando magari anche alla vittoria finale, e nel nuovissimo mondiale per club, che si giocherà da giugno negli Stati Uniti. Per farlo, ha sicuramente bisogno di tutti i suoi migliori interpreti, che poi sono anche quelli che hanno fatto le fortune dei nerazzurri l'anno scorso, motivo per il quale, a meno di clamorose offerte da parte di big straniere, nessuno verrà ceduto. Tra i sacrificabili, potrebbe esserci Denzel Dumfries, che in questi giorni dovrebbe anche firmare il rinnovo di contratto con la società, e basta. Anche per Luca Di Maggio, talentino della primavera che si ispira a Nicolò Barella, e che ha segnato il gol del pareggio con l'under 19 di Bernardo Corradi nella sfida d'esordio contro la Norvegia, l'Inter potrebbe rispedire qualsiasi richiesta al mittente. Di Maggio come Di Marco, i piani dell'Inter per il centrale della primavera che studia da Barella. Il centrale, classe 2005, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, potrebbe rappresentare, come è stato per esempio Cesare Casadei, un'occasione per monetizzare, ma l'idea della benamata non è quella di guadagnarci con la vendita del suo cartellino. Anche se, infatti, dovesse continuare a stupire con l'Italia agli europei di categoria, e quindi in un palcoscenico internazionale, i nerazzurri vorrebbero tenerlo sotto la propria ala protettiva solo a marzo, ha firmato un prolungamento di contratto che lo terrà legato all'Inter fino al 2028. Piuttosto, considerati i 19 anni appena compiuti, il piano di Beppe Marotta e Piero Ausilio è lo stesso che è stato messo in pratica con Federico Di Marco. L'esterno, anche lui cresciuto nel vivaio dei nerazzurri, per crescere e fare esperienza è stato mandato in prestito in Serie B, all'epoca all'Ascoli, per Di Maggio si utilizzerà lo stesso copione. Al momento, il centrocampista di Segrate piace molto allo Spezia, che lo accoglierebbe a braccia aperte con la formula del prestito, ma non è escluso neanche un futuro in una piccola di Serie A.